Care future mamme e futuri papà, innanzitutto permettetemi di presentarmi. Sono la professoressa Tamara Stampaglia e sono la responsabile della struttura semplice dipartimentale di medicina fetale e diagnostica prenatale del IRCCS Burlo Garofalo di Trieste. In questo momento difficile in cui giustamente sono state messe in atto tutte le misure preventive per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, sono stati sospesi anche i nostri consueti incontri collettivi informativi sui percorsi di diagnosi prenatale. Tuttavia, l'informazione adeguata rappresenta il primo passo per poter garantire un percorso assistenziale consapevole, soprattutto in tema di diagnosi prenatale. Ambito questo molto complesso, sia per la presenza di diverse metodologie di screening che sono simili ma non uguali, e di indagini genetiche diverse che si possono effettuare, ma anche per quelle che sono le implicazioni che ne potrebbero conseguire. È per questo che è nata l'idea di creare questo video in cui cercheremo, insieme al dottor Flavio Falletra, medico genetista della struttura complessa di genetica medica e il nostro referente per la diagnosi prenatale, di fornire nozioni principali relative ai percorsi di diagnosi prenatale. Il video è stato realizzato grazie al supporto dell'Associazione ABC, che ringraziamo di cuore per il loro costante supporto. Prima di incominciare, vorrei anche ricordarvi che, oltre al video, è disponibile sul sito del Burlo un libretto informativo per eventuali ulteriori approfondimenti. Il libretto si può scaricare gratuitamente. Rimane inteso che tutte le informazioni fornite servono come spunto di riflessione e sono da approfondire con il proprio curante. E ora lascio la parola al dottor Falletra. Buongiorno, sono dottor Falletra, medico genetista dell'Istituto Burlo Garofalo e mi occupo di medicina prenatale. Che cos'è il DNA e che cosa sono i cromosomi? Il DNA è quell'insieme di informazioni che permette al nostro organismo di funzionare in maniera corretta. Ed è suddiviso in cromosomi. La specie umana ha 46 cromosomi suddivisi in 23 coppie, metà dei quali ereditati dalla madre e metà dal padre. Per semplicità si può immaginare il DNA come una libreria, nella quale i libri sono appunto costituiti dalle 23 coppie di cromosomi. L'ultima coppia è quella che determina il sesso, due cromosomi X per le femmine e un cromosoma X e uno Y per i maschi. Le malattie genetiche più frequenti in epoca prenatale sono le anomalie dei cromosomi, che possono essere quindi suddivise in anomalie di numero e anomalie di struttura. Le anomalie di numero, per esempio, sono la presenza di un cromosoma sovrannumerario, detta trisomia, come la trisomia 21 o sindrome di Down, oppure l'assenza di un cromosoma, detta monosomia. Invece, le anomalie di struttura sono ad esempio le traslocazioni, pezzi di DNA trasferiti da un cromosoma all'altro, oppure le inversioni, eccetera. Le anomalie cromosomiche più frequenti associate a malattia sono la trisomia 21, o sindrome di Down, la trisomia 18, o sindrome di Edwards, la trisomia 13, o sindrome di Patau, e l'anomalia di numero dei cromosomi sessuali, come per esempio la sindrome di Turner o quella di Klinefelter. Il test che viene utilizzato per avere una risposta di certezza sulla presenza di un'anomalia cromosomica è l'analisi del cariotipo standard, tramite le procedure di biliocentesi o di amniocentesi. Come si può vedere dal grafico a torta nella sinistra dello schermo, la maggioranza delle anomalie cromosomiche riscontrate all'analisi del cariotipo è formata dalle trisomie di cromosomi 21, 18 e 13, che rappresentano circa il 50-70% di tutte le anomalie. Un altro 10-15% è composto dalle anomalie dei cromosomi sessuali, come dicevamo prima, la sindrome di Turner, la sindrome di Klinefelter, eccetera. Un concetto fondamentale è che non esistono gravidanze che non siano a rischio. Questo perché queste anomalie sono il frutto di eventi casuali e possono quindi verificarsi in ogni momento della vita riproduttiva. È importante sottolineare però che ci sono alcune gravidanze che hanno un rischio aumentato. È quindi rilevante riuscire a identificare queste gravidanze
cioè quelle che presentano condizioni di rischio, che possono essere l'età materna avanzata, test di screening positivo, come una traslucenza nucale aumentata, un B-test o un T-test positivo, oppure un'anomalia ecografica, o ancora una precedente gravidanza con anomalia cromosomica, o genitori portatori di un'anomalia cromosomica. A proposito dell'età materna, come si può vedere dalla tabella, all'aumentare della stessa aumenta il rischio di avere dei figli affetti da sindrome di Down o da malattie cromosomiche in generale. Per valutare la presenza delle più frequenti anomalie cromosomiche, una tecnica rapida e affidabile che può essere utilizzata è la qFPCR, in grado di darci informazioni sulla quantità di cromosomi 21, 18, 13 e di quelli sessuali. Continuando quindi con il parallelismo tra DNA e libreria, esiste un altro gruppo di anomalie genetiche, le microdelezioni e microduplicazioni, che potremmo immaginare come anomalie delle pagine dei libri del DNA. Queste anomalie sono caratterizzate dalla perdita o dalla duplicazione di un piccolo tratto di cromosoma. Le sindrome da microdelezione o microduplicazione, differentemente da quelle cromosomiche, non sono correlate con l'età materna e non vengono evidenziate dall'esame del cariotipo standard o dalla qFPCR, ma possono essere studiate con l'analisi del cariotipo molecolare, con tecnica di SNP array o di CGH array. Proseguendo ancora con il paragone con la libreria, oltre alle malattie dei cromosomi, i libri, le microdelezioni e microduplicazioni, le pagine, esistono ancora le malattie monogeniche, dovute a piccole mutazioni del DNA assimilabili a cambi di una o più lettere di una parola e che quindi ne modificano il significato. Queste malattie possono avere diversi modelli di ereditarietà, a seconda del cromosoma sul quale vengono trasmessi e se sia necessaria una sola o due mutazioni per causare la malattia. Anche queste malattie non sono correlate con l'età materna e possono essere ricercate durante la gravidanza soltanto se c'è una mutazione familiare nota o un'indicazione specifica, come può essere ad esempio una particolare anomalia ecografica. Ricapitolando quindi, esistono sostanzialmente tre gruppi di malattie genetiche che solitamente si possono analizzare in gravidanza: le anomalie dei cromosomi, che possono essere studiate con il cariotipo standard o per alcune la qFPCR, le microdelezioni e microduplicazioni, che possono essere studiate con il cariotipo molecolare, e le malattie monogeniche, che possono essere studiate soltanto per indicazioni specifiche o ricorrenza di malattia. Ora parliamo di test di screening più frequentemente utilizzati per le anomalie cromosomiche più frequenti. Innanzitutto è importante capire che cosa rappresenta un test di screening. Il test di screening non fornisce una diagnosi di certezza, ma identifica all'interno di una popolazione i casi più a rischio di una certa malattia. Il vantaggio principale è che il test di screening non è rischioso né per la mamma né per il feto, mentre lo svantaggio è che non ci dà una diagnosi di certezza, in quanto ci possono essere dei falsi allarmi, i cosiddetti falsi positivi, viceversa può dare anche delle false rassicurazioni, ossia i cosiddetti falsi negativi. Il test di screening più utilizzato per la ricerca delle anomalie cromosomiche più frequenti è il test combinato. Consiste nella combinazione di tre parametri, ossia l'età materna, la parte ecografica con la misura della traslucenza nucale, la valutazione dell'osso nasale e della parte biochimica con il dosaggio su sangue materno di due proteine placentari. Il test combinato viene eseguito nel primo trimestre, tra l'undicesima e la tredicesima settimana di gestazione. E stima il rischio che il feto possa essere affetto da una delle tre trisomie più frequenti, ossia trisomia 13, 18 e 21. È importante ricordare come queste tre trisomie rappresentino circa il 50-75% delle anomalie cromosomiche indagabili con il cariotipo.
La capacità identificativa del test è intorno al 90-94% e può dare circa il 5% di falsi positivi, mentre i falsi negativi sono molto rari. Nella nostra regione il test viene offerto gratuitamente a tutte le donne residenti appunto nel Friuli Venezia Giulia. Perché è importante eseguire l'ecografia del primo trimestre e la misurazione della traslucenza nucale come raccomandato da tutte le società scientifiche indipendentemente dal test di screening o dal test diagnostico che verrà eseguito? In primo luogo, con l'ecografia del primo trimestre è già possibile identificare alcune malformazioni congenite severe. Nella nostra esperienza, circa il 30% del totale delle malformazioni congenite è stato identificato con l'ecografia del primo trimestre. La traslucenza nucale, invece, è uno spazio retronucale, è una specie di edema sottocutaneo presente in tutti i feti, ma se supera determinati valori sappiamo che aumenta il rischio di diverse condizioni patologiche, rappresentando una specie di campanello d'allarme per malattie cromosomiche, sindromi genetiche, malformazioni congenite e così via. In questi casi non è indicato lo screening, ma vengono discusse e proposte indagini genetiche tramite procedure invasive, nonché percorsi di monitoraggio ecografico dedicati. Il secondo test di screening più utilizzato è il cosiddetto DNA fetale o NIPT, Non Invasive Prenatal Testing. È un test di screening che consiste in un prelievo di sangue materno e identificazione di piccoli frammenti di DNA placentare e non fetale, motivo per cui questo test non è diagnostico, in quanto possono esserci discrepanze tra il DNA placentare e il DNA fetale. Anche se le potenzialità dell'esame sono più ampie, il NIPT è stato validato e viene consigliato da tutte le società scientifiche nazionali ed internazionali per lo screening della trisomia 13, 18 e 21. In questo contesto, la sua capacità identificativa è superiore al 99%, mentre i falsi positivi sono molto bassi, intorno allo 0,1%. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti peculiari legati a NIPT. Per prima cosa, bisogna dire che tale esame ad oggi non viene offerto gratuitamente con il Sistema Sanitario Nazionale. Inoltre, diversi laboratori propongono panel più o meno allargati di indagini genetiche. Tuttavia, è da sottolineare che la reale performance per le indagini al di fuori delle tre trisomie più frequenti non è nota e che le linee guida nazionali ed internazionali al momento attuale non raccomandano l'esecuzione di panel allargati. Per la complessità dell'argomento, per le pazienti che desiderano eseguire il NIPT, è consigliata sempre una consulenza pre-test. Ora veniamo ad illustrarvi le procedure di diagnosi prenatale invasiva. La vilocentesi è un esame che viene eseguito nel primo trimestre, ossia tra l'undicesima e la tredicesima settimana di gestazione, e consiste nell'inserzione di un ago nella placenta sotto costante guida ecografica, questo per permettere l'aspirazione di una piccola quantità di villi coriali. Viceversa, l'amniocentesi viene eseguita nel secondo trimestre, solitamente tra la quindicesima e la diciassettesima settimana di gestazione, e consiste nell'inserzione, sempre ecoguidata, di un ago nella cavità amniotica per permettere l'aspirazione di una piccola quantità di liquido amniotico in cui si trovano cellule fetali.
Sia con la velocentesi che con la amniocentesi si possono effettuare le analisi del cariotipo fetale, la ricerca delle microdeletioni e microduplicazioni, ossia i cosiddetti errei, e in condizioni particolari di storia familiare positiva per una malattia monogenica si possono ricercare le mutazioni del singolo gene se sono note. Sia la velocentesi che l'amniocentesi non sono esami dolorosi e possono essere paragonati ad un'iniezione intramuscolare. Tuttavia, bisogna dire che le procedure invasive hanno un rischio di complicanze, quali per esempio aborto, stimato intorno allo 0,5%, ossia un caso di complicazione ogni 100-200 procedure effettuate. Tuttavia, le casistiche e gli studi più recenti dimostrano come tale rischio, soprattutto per gli operatori esperti, sia inferiore, nell'ordine di 0,1%, ossia 1 su 1000. Il rischio di velocentesi è sovrapponibile a quello dell'amniocentesi e le complicazioni materne, ancorché possibili, sono estremamente rare. Tuttavia, esistono condizioni indipendenti che aumentano il rischio di aborto, quali per esempio sanguinamenti precedenti, la presenza di fibromi o di malformazioni uterine e così via. È importante precisare che nel caso della velocentesi, in circa 2-4% dei casi, può verificarsi la necessità di dover ripetere l'esame invasivo, velocentesi o amniocentesi, questo per la scarsa quantità di villi coriali, oppure per un fallimento della cultura, oppure per una condizione particolare che si chiama mosaicismo placentare, ossia la presenza all'interno dei villi coriali di cellule malate e di cellule sane. Ora parliamo di un altro elemento fondamentale della diagnosi prenatale, ossia dell'ecografia ostetrica. Che cos'è l'ecografia? L'ecografia è una tecnica non invasiva che si basa sull'utilizzo degli ultrasuoni per creare delle immagini ecografiche. Sono numerose le applicazioni dell'ecografia ostetrica, tra cui le più importanti il monitoraggio del benessere fetale e lo studio dell'anatomia fetale per escludere o diagnosticare anomalie congenite fetali. Infatti, tra le principali cause di handicap alla nascita che si possono verificare, le malformazioni congenite fetali occupano un posto importante. I difetti congeniti sono difetti che possono essere o strutturali o funzionali e sono dovuti ad alterazione dello sviluppo prenatale. Quindi, congenito significa dovuto ad alterazioni che si sono verificate prima della nascita, ma congenito non significa genetico, poiché solo alcuni difetti congeniti sono di natura genetica. Inoltre, congenito non vuol dire presente alla nascita, poiché alcuni difetti possono non essere presenti alla nascita, ma manifestarsi nell'arco dei primi anni della vita del bambino. È importante dire che esistono diversi tipi di esami ecografici con diverse indicazioni. Qui vedete elencati solo alcuni degli esami ecografici ostetrici. Quelli indicati in rosso sono gli esami ecografici garantiti nella nostra regione in regime di esenzione, ossia l'ecografia per datare la gravidanza, l'ecografia del primo trimestre per la misura della traslucenza nucale e il calcolo del rischio del test combinato, l'ecografia morfologica di screening da eseguire tra la 20esima e 21esima settimana di gestazione e che serve per la ricerca delle anomalie congenite fetali, e l'ecografia dell'accrescimento fetale da eseguire a 30-32 settimane.
Tuttavia, esistono anche altri tipi di ecografie, come per esempio l'ecografia premorfologica, l'ecografia di secondo livello o di riferimento o l'ecocardiografia, ossia un'ecografia particolare per lo studio dell'anatomia e della funzionalità cardiaca. Queste ecografie vengono eseguite su indicazioni particolari. Rimane inteso però che una paziente per scelta personale può decidere di eseguire questi esami anche se non in regime di esenzione. Da quanto finora brevemente illustrato, si capisce che scegliere il percorso da seguire a volte potrebbe non essere una scelta immediata e facile, in quanto le variabili che possono entrare in gioco sono molteplici. Ad esempio, la paura di sottoporsi ad una procedura invasiva e il rischio che ne deriva, oppure la paura di una diagnosi e di come affrontarla. Un altro elemento che riveste un peso importante per la decisione della coppia è l'aspetto etico e l'atteggiamento di fronte all'eventuale diagnosi di una malattia a carico del feto. Si può concludere dicendo che l'esecuzione di un test di diagnosi prenatale, di screening o diagnostico che sia, non è mai obbligatoria, bensì deve essere il frutto di una scelta personale. Ed è chiaro pertanto che il percorso da scegliere non può essere unico ed uguale per tutti, ma è più che mai soggettivo, in cui l'informazione, l'orientamento della coppia e il confronto con il proprio curante sono determinanti. Infine, per avere tutte le informazioni su come prenotare gli esami, sulla corretta compilazione delle impegnative ed altre informazioni ancora, potete consultare il nostro video Come funziona il BURL. Ricordo anche che sulla nostra pagina web potete trovare il libretto informativo più esaustivo, nonché i consensi informati per le varie procedure e i vari test. Ci auguriamo infine che il presente video possa esservi stato d'aiuto nel vostro percorso decisionale. Per qualsiasi dubbio potete telefonarci dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12 e dalle ore 13 alle 14:30, oppure potete scriverci all'email indicata. Ancora una volta ringrazio l'associazione ABC che ha reso possibile la creazione del presente video e vi mando un caro saluto da tutto il gruppo della diagnosi prenatale e genetica medica. Grazie per la vostra attenzione.